thank you so much for invitation, and I hope to visit the Museum of Elche as soon as possible. And the next one, please. Okay. In accordo alle indicazioni che avevo ricevuto dagli amici del Museo di Elche, io ho fatto una piccola, ho preparato una piccola rassegna panoramica di alcune possibili interpretazioni, contesti che hanno a che fare con il gioco e la guerra tra il mondo greco e il mondo romano. Alcuni di questi aspetti sono già stati trattati a partire dalla tradizione, dall'anfora con Achille e Ajax, Achilles and Ajax. Quindi non tornerò su questo. E anche per il mondo romano mi soffermerò su alcuni aspetti particolari, e credo che poi la relazione che seguirà anche di Alessandro Pace, credo che andrà direttamente su altri aspetti del mondo romano. Quindi direi che questi contesti che prenderò in considerazione diciamo trovano una cornice, no? Un contesto unitario in tutto quello che il seminario di oggi ci mette a disposizione. Detto questo, ecco, io volevo partire ricordando, ovviamente parlando di guerra e gioco, la celebre definizione di von Clausewitz, che è molto nota, e siamo nel 1832. Forse meno noto è che comunque la frase, il discorso, l'idea di Clausewitz comunque faceva parte di una tradizione già avviata. Quindi ad esempio Christos Weichmann e anche il barone von Reiswitz sono personaggi importanti che avevano messo a fuoco l'argomento del rapporto tra il gioco e la guerra. Altro aspetto molto interessante è che nella seconda metà dell'Ottocento, soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, il gioco e la guerra escono dalle accademie militari e diventano, come dire, un hobby. Ecco, quindi Stati Uniti e Gran Bretagna sono i punti d'inizio di un processo che arriva fino, diciamo, ai videogiochi, appunto, del mondo contemporaneo. Ricordo che due celebri autori, scrittori, Robert Louis Stevenson e Herbert George Wells, hanno scritto importanti contributi sul rapporto tra il gioco e la guerra. The next, please. The next image, please. Ecco, ok, thank you. Volevo ricordare, ecco, qui vedete a sinistra i principali videogiochi che hanno segnato l'età contemporanea per quanto riguarda il rapporto tra il gioco e la guerra. Piace anche ricordare un aspetto a me molto caro, in italiano sono i soldatini, ma insomma i plastic toy soldiers, che la Airfix ha messo in circolazione a partire dagli anni 60, i plastic toy soldiers di un certo tipo che sono diventati parte di una grandissima tradizione. Come sapete, poi per i war games sono molto importanti le norme di regulations and rules. Bene, questi due, quello di Donald Featherstone e quello messo in campo dalla Games Workshop, sono regolamenti che hanno veramente dettato la linea per decenni nella seconda metà del Novecento. Ovviamente vale la pena ricordare il celebre film di John Badham, War Games, che è un punto di riferimento fondamentale.
The Next, Please. Ecco, giusto per ricordare, questo è un volume che diciamo, fa un po' la sintesi, può essere molto utile per ricordare appunto questa evoluzione del mondo contemporaneo. Non mi soffermo su altri aspetti, ad esempio Roger Kellouis, come Huizinga, che sono stati già in qualche modo chiamati in causa da Marco Vespa in precedenza, e quindi per guadagnare tempo possiamo andare avanti. The next, please. Ecco, avevo in mente di dire alcune cose sull'anfora di Exequias, ma quanto detto stamattina da Véronique Dazen e Lucia Romero ci permettono di risparmiare tempo. The next, please. The next, please. The next. The next, please. Ok, solo un momento per ricordare dal mio punto di vista quanto sia importante l'ottica che noi dobbiamo adottare di fronte a questo tipo di iconografia per misurare la aristeia aristocratica. Quindi l'agon è una misura della aristeia aristocratica. Quindi per me questo è un punto centrale, che si inserisce anche in tutta la considerazione delle norme e dei valori civili relativamente a Palamedes, di cui abbiamo detto in precedenza. Quindi possiamo andare avanti. The next, please. The next. The next, please. Ok. La tradizione relativa a Achilles e Ajax è stata messa variamente in relazione con Pisistrato, con la possibilità, appunto, poiché ci troviamo in quegli anni, in quei decenni, che esplode quel tipo di iconografia. Si è suggerito, si è pensato, si è ipotizzato appunto di legare quel tipo di iconografia a una possibile influenza di Pisistrato. Ecco, dal mio punto di vista, questo insomma è molto difficile, non ci interessa in questa sede. Mi interessa invece richiamare, dal punto di vista di Pisistrato, una tradizione che ci permette di analizzare un altro gruppo di elementi che hanno a che fare con il gioco e la guerra. Come ben noto, nel rapporto tra Pisistrato e la dea Atena abbiamo a che fare con la istituzione o la riorganizzazione delle feste Panathenaia. Ecco, nel quadro della tradizione relativa alle Panatenee, alle Panatenaia, come sappiamo, abbiamo a che fare con il mito della gigantomachia. Quindi Eracle che interviene insieme alle divinità e ad Atena per sconfiggere, gli dèi. È una sorta di mito di fondazione delle Panatenee, tant'è vero che il mito della gigantomachia viene raffigurato sul peplo, di Atena, come anche all'interno dello scudo della Atena Partenos. Ho messo qui una foto che vedete dell'interno dello scudo che a me piace molto, è la riproduzione, del Partenone, come anche dell'Atena Partenos, che troviamo a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti, dove c'è una bellissima ricostruzione del Partenone e della statua di Atena, simbolo appunto di Nashville che a partire dalla fine dell'Ottocento si presentava come la Atena, come la Atene del Sud, appunto, quindi portatrice di civiltà nel Sud degli Stati Uniti. Ecco.
Eracle che partecipa alla gigantomachia e che è elemento decisivo, festeggia, celebra la vittoria nella gigantomachia attraverso il Kallinikos. Ecco, il Kallinikos è una danza vittoriosa che ci permette, ecco, di entrare, di avvicinarci in questo mondo della mimesi, queste danze, queste performance, no? Diremmo oggi, che mettono in scena, letteralmente è un displaying, tutta una tradizione di cultura visuale. Il Kallinikos mette in scena la vittoria di Eracle nella gigantomachia. Sappiamo che il Kallinikos è una danza molto simile a un komos, quindi con tutta una serie di ritmi e con tutta una serie di evoluzioni e di movenze. Credo che ci troviamo in uno di quei contesti in cui dovevano funzionare quegli schemata del mondo greco su cui ha attirato l'attenzione il volume di Maria Luisa Catoni. Partendo da questo, ecco, the next please. Ecco, nella stessa direzione porta ad esempio la considerazione della Geranos, la celebre danza che Teseo e i suoi compagni avrebbero danzato nell'isola di Delos di ritorno dal labirinto. La danza della Geranos mette in scena la lotta e la vittoria sul Minotauro e la fuga dal labirinto. Quindi anche in questo caso ci troviamo dinanzi a una performance che mette insieme appunto vari elementi di cultura visuale. Da questo punto di vista, ecco, mi soffermo più direttamente, the next please, ecco, su una tradizione del mondo romano che comunque fa parte di questa sequenza di danze e di performance di tipo mimetico. Ecco, vorrei attirare l'attenzione su questa cerimonia, su questa performance a noi nota per il mondo romano. Sto parlando del Troie Lusus. Allora, il Troie Lusus viene celebrato, viene rappresentato da Giulio Cesare, da Cesare nel 46 avanti Cristo, nel momento della inaugurazione del nuovo forum, il Forum Iulium, che come sapete è dedicato a Venus Genetrix, che adesso è la antenata, la capostipite della Gens Iulia. Il Troie Lusus viene rappresentato da Cesare anche in connessione alla celebrazione del suo grande trionfo nel 46 avanti Cristo. Il suo è un quadruplice trionfo sulla Gallia, sull'Egitto, sull'Africa e sul Pontus. Quindi quattro trionfi insieme che dovevano superare ovviamente il triplice trionfo di Pompeo. Quindi per questo Cesare rende tutto, no? Ancora più grande. Bene, in questa occasione noi troviamo il Troie Lusus, che quindi è legato alla vittoria militare e alle origini di Roma. È molto interessante che noi troviamo il numero di attestazioni più ampie, il numero di esecuzioni di Troie Lusus più ampio, con Augusto, che evidentemente prende da Cesare questo tipo di performance e la adotta, la riutilizza, pienamente a Roma. Ok,
Augusto può anche utilizzare adesso una sorta di pattern, di modello che Virgilio mette a disposizione. Virgilio nell'Eneide, nel quinto libro, qui vedete il passo di riferimento, il brano di riferimento, ci fornisce una sorta di modello che adesso Augusto molto probabilmente adotta per la rappresentazione del Troi e l'Usus. Ho riportato solo velocemente un brevissimo brano. Vedete come sono caratterizzati i cavalieri? Sono giovani cavalieri, hanno un certo tipo di acconciatura, di capelli, vedete? Tonsa coma, pressa corona, e poi sono armati, hanno delle lance, delle spurs, e vedete sono fatte di un particolare legno, il legno di corniolo, il Cornelian wood o dogwood in inglese, che era un legno tradizionale appunto di Roma. Inoltre hanno questo anello dorato attorno al collo, quindi hanno diciamo, un costume particolare. The next, please. Ecco, Virgilio ci dice anche due altre cose interessanti. Virgilio prova a descrivere le evoluzioni, i movimenti di questi cavalieri che partecipano al Troi e l'Usus. Lui dice due cose. I movimenti, le evoluzioni sembrano quelle dei delfini, dei dolphins. O meglio ancora, lui dice, sono simili ai movimenti del labirinto che si deve fare dentro il labirinto. Un labirinto che una volta venne costruito a Creta, no, eccetera. Qui si apre una interessante questione che però non affronto assolutamente in questa sede, ma vale la pena ricordarlo. Il brano virgiliano è stato spesso messo in relazione con questo celebre vaso, la Oinokoi di Tragliatella, vaso etrusco che proviene da Tragliatella, vicino Cere Cerveteri, si data alla fine del VII secolo, avanti Cristo, e vedete ci sono i due cavalieri, ecco per questo viene messo in relazione al Troi e l'Usus, che escono, sembrano uscire da un labirinto. E con l'iscrizione, eccola qua, Truia, Truia. Quindi si è tentato più volte di avvicinare queste due tradizioni. Non, ripeto, non ci fermiamo su questo, ma è interessante ricordare la discussione perché veramente l'Oinokoi di Tragliatella è un vaso molto molto interessante. The next, please. Ecco, Augusto utilizza il Troie Lusus nel momento della inaugurazione della sua più grande scenografia del potere, cioè nel 2 avanti Cristo, nel foro di Augusto, il nuovo foro che, lo ricordo, è una sorta di rappresentazione del trionfo di Augusto. Al centro c'è il tempio di Mars Ultor, che ha a che fare con la vendetta degli assassini, degli uccisori di Cesare, ma soprattutto contiene qui i Partica Signa Recepta, cioè le insegne recuperate dai Parti, che per Augusto significa la conquista della Oicumene, il trionfo, appunto. Nel 2 avanti Cristo, the next, please. Ecco, Augusto organizza un grande show, ecco, di cui diciamo, tutto questo show, ecco, può essere compreso appunto nella definizione dei ludi marziales in onore di Mars Ultor. Tutta la città di Roma
viene segnata, segnata, marcata queste da queste performance performance, ludi ludi circensi circense al al circo massimo in un'era gladiatoria, in un'era gladiatoria in un'era gladiatoria al campo marzio, levenaziones, levenaziones, la la naumachia e e il il troie troie lusus, lusus, lusus. Ecco, il troie lusus ha a che fare ha a che con fare i con nipoti di nipoti Augusto, di cioè con i Augusto, cioè con i successori al potere successori di al Roma. potere di The Roma. next, please. The next, please. Velocemente mi Velocemente sposto mi sul sposto mondo sul greco, mondo greco velocemente. velocemente. È estremamente Estremamente interessante. Prima interessante. Marco Prima Vespa Marco aveva Vespa aveva ricordato Patroclo, Achille, i giochi in onore di Patroclo. Come ben noto, tutto quel tipo di atletismo ha a che fare con il geras, cioè quanto spetta all'eroe. Quindi anche quei giochi sono una misura della aristeia, appunto, degli eroi. Achille è il più bravo nelle armi, ma è anche quello, come sappiamo, che corre più velocemente, e questo è ben descritto, ad esempio, da Omero nel duello con Ettore, quando Achille, grazie ai suoi movimenti, riesce a mettere in difficoltà, ai suoi movimenti molto rapidi, che riesce a mettere in difficoltà Ettore. Questo modo di fare diventa addirittura una disciplina sportiva, no? L'oplitodromos, che significa proprio il correre più veloce del guerriero armato. Questo tipo di sport si lega ovviamente a quelle tradizioni. Pensiamo ad esempio agli opliti che corrono alla polis per annunciare la vittoria, no? Ecco. Oppure quel tipo di tradizioni che hanno a che fare con personaggi come Milon di Crotone o Eutimos di Locri, che sono vincitori delle Olimpiadi, ma sono anche condottieri vittoriosi che ottengono la vittoria in guerra. Quindi questi due aspetti, diciamo, sono prettamente complementari, e come gli studi hanno, insomma, hanno giustamente messo in evidenza, non è tanto diciamo, il correre, l'atletismo, una sorta di preparazione alle armi, ma anche in questo caso i due aspetti sono una misura della aristeia. Quindi tutti e due devono essere considerati, questi aspetti, in questa direzione. Da questo punto di vista è straordinariamente interessante Plutarco quando ci descrive l'esercito spartano che con passo ritmato va verso il nemico, e il re spartano è circondato dagli atleti vincitori. Quindi atleti vincitori ed esercito spartano formano una unità, appunto. Benissimo, andiamo avanti. Next, please. Ecco, velocemente volevo ricordare ovviamente i munera gladiatoria. Li abbiamo ricordati già per Augusto. The next, please. Si diffondono a Roma e nel mondo romano a partire dal secondo secolo avanti Cristo. The next, please. Sappiamo che probabilmente, almeno nella tradizione più antica, ecco, qui vediamo sulla sinistra il traex, cioè probabilmente i prigionieri dalla Tracia, dalla Traci. Nella tradizione più antica, probabilmente i gladiatori corrispondono ai prigionieri di guerra. Ma volevo qui ricordare, in primo luogo, un altro aspetto dei munera gladiatoria, veramente straordinario, cioè le naumachie.
le battaglie navali. Noi ne conosciamo per Roma solo circa 10, 9-10, perché sappiamo che erano costosissime. Mettevano in scena migliaia e migliaia di attori, di soldati. Augusto, sappiamo che nel 2 avanti Cristo, quando inaugura il foro, realizza una straordinaria naumachia che non a caso e significativamente metteva in scena la vittoria dei Greci sui Persiani a Salamina. Quindi Augusto ovviamente conosce bene la tradizione e la riutilizza per la rappresentazione del proprio potere. Questo è estremamente interessante perché queste performance, ma anche le lotte tra gladiatori nelle arene, spesso mettevano in scena i miti, le battaglie storiche. Quindi è interessante queste performance che hanno a che fare con una sorta di ricostruzione storica. Oggi diremmo in 3D quasi, ma comunque in termini di cultura visuale, appunto. The next, please. Ecco, mi avvio alla conclusione così riesco a rientrare nei tempi. Un ultimo aspetto su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Allora, questa mattina anche Véronique Dassin ci ha fatto vedere un po' qual è l'esito di alcune tradizioni sul gioco dei dadi nel mondo romano, quando hanno a che fare con un gioco, potremmo dire, degradato, no? Ecco. È interessante riflettere da questo punto di vista su una tradizione. Tutti conosciamo la tradizione celebre relativa a Cesare. Il dado è tratto. The die is cast. Ora, gli storici che si sono occupati di questa frase di Cesare sono d'accordo, hanno focalizzato l'attenzione su un aspetto. La definizione il dado è tratto deriva da la fonte Suetonio, Iacta alea est. In realtà, la definizione originaria, le fonti originarie, hanno a che fare con fonti greche, Plutarco, ma anche Appiano e Zonara. Quindi è certo che la frase in origine sia in greco. E le fonti, peraltro, dicono espressamente che Cesare aveva pronunciato questa frase ellenistì in greco. Questo sappiamo era una prassi degli imperatores di Roma, che tra di loro parlavano in greco per essere, come dire, più nel privato, più nell'intimo. E questo studio che qui vi mostro, lo studio di Yorick Gomez Gein, è uno studio importante perché ci fa capire come la traduzione di Suetonio è una traduzione sostanzialmente sbagliata del Cinquecento, del Rinascimento. E già Erasmo da Rotterdam aveva corretto la frase, giustamente, in base alle fonti greche, con sit o esto. Quindi la frase di Cesare non è il dado è tratto, ma il dado si deve lanciare, dobbiamo lanciare i dadi. In effetti, la frase delle fonti greche è questa: anerifto kibos, cioè dobbiamo lanciare i dadi. Questo io credo possiamo credo accostare tutto questo alla tradizione da cui siamo partiti anche stamattina, la tradizione iconografica del lanciare i dadi a partire appunto da Achille e Aiace. Io credo che se noi inquadriamo
la frase di Cesare. All'interno di quel tipo di tradizione, noi recuperiamo una parte del significato della frase di Cesare, credo molto molto importante. Cesare nel 47 è in un momento molto molto difficile, molto ambiguo. Quindi si tratterebbe di recuperare una tradizione, ripeto, lui parla in greco, che fa riferimento fino a una metis arete di Achille e di mettere il tutto alla sorte, o meglio, in mano al volere degli dei. Questa lettura credo che ci aiuti a capire molto meglio il discorso pronunciato da Cesare. The next, please. Ecco, e chiudo con questo. Noi potremmo avere un dubbio, no? Potremmo fare un'obiezione nel dire, certo, la tradizione di Achille e Aiace che giocano i dadi è di età arcaica, VI-V secolo. Come è possibile che questa tradizione possa essere arrivata fino a Cesare? Bene, una prova ne è questa. Guardate qua, io ho messo le citazioni dei corpora, dei parolmiografi, cioè i proverbi. Questa frase, anerrifto kibos, era diventata proverbiale. Era a disposizione di chi, conoscendo la cultura greca, doveva pronunciare questa frase in un momento di ambiguità, di difficoltà, di incertezza. Quindi credo che una volta di più questo ci possa aiutare a capire appunto la celebre frase di Cesare, che oggi sappiamo è anerrifto kibos, cioè quando lui nel 47 dà avvio alle sue operazioni, ecco, lancia i dadi e lancia i dadi in un secondo un'idea, un concetto che io credo molto vicino alla tradizione che abbiamo analizzato appunto anche questa mattina. E questo ci aiuta a capire appunto la mossa di Cesare. Ho finito, the next, please. Ecco, nel ringraziarvi per l'attenzione, vi ringrazio molto per l'attenzione. Credo sia inevitabile fare riferimento a questa notizia, a questo evento. Ricorderete tutti nel 1969 la guerra del football, così venne chiamata, che esplose, che scoppiò dopo la partita Honduras-El Salvador. Ovviamente dietro c'erano problemi di ordine economico, politico, benissimo, ma la guerra nel mese di luglio del 1969 scoppiò dopo la partita di calcio e i titoli dei giornali appunto sono molto chiari. Questo è il celebre reportage della guerra del football di Capuncinski. Potremmo dunque dire, concludendo il tutto, che dall'anerrifto kibos di Cesare siamo passati alla guerra del football, e questo spiega bene anche una certa evoluzione dal mondo antico al mondo contemporaneo. Grazie per l'attenzione, grazie mille, ho finito.